perché la comunità possa appunto accompagnare per quello che è possibile. Certo, non siamo specialisti, non siamo tecnici, ma siamo uomini. Buongiorno, innanzitutto vi saluto, mi chiamo Don Maurizio, sono parroco di questa parrocchia da ormai 3 anni, quindi sono arrivato in pieno Covid e appena arrivato la comunità mi ha, tra le varie cose che mi hanno fatto conoscere, eccetera, mi hanno presentato questo progetto, no? Che per me è stato per alcuni mesi, per parecchi mesi solamente sulla carta, ma un progetto interessante, progetto presentato già nel 2019, e presentato la comunità, desiderato dalla comunità da parte di tanta gente, perché la Vimodrone è a diretto contatto con le realtà così più importanti della sanità lombarda, San Raffaele piuttosto che Città Studi. Nel frattempo mi sono fatto un'idea molto positiva di questo progetto. Progetto che vuole appunto aiutare le famiglie, vuole aiutare i pazienti, un aiuto concreto, un aiuto vicino e un aiuto vero. Una realtà che possa interagire con la comunità, quindi siamo praticamente al centro del paese, non siamo fuori dal paese. Qui la realtà si ritrova, la comunità si ritrova perché qui c'è la chiesa, qui c'è il suo vecchio oratorio, e da una parte vedere il suo oratorio che si veniva abbattuto. Ecco, però sapere che però c'è un futuro, non sarà più l'oratorio dove loro hanno giocato, però diventa luogo di accoglienza di persone malate, perché aiutare chi vive nel dolore è una forma tra le più grandi della carità cristiana. E quindi man mano il progetto è diventato realtà, progetto su cui non solamente io, ma la gente chiede molto. Quando incontro qualcuno, spesso si fermano alla porta e vedono il progetto, mi domandano quando parte, quando finisce, chi verrà qui. E quindi la realtà attende volentieri che questo cantiere sia abitato, sia condiviso, perché la comunità possa appunto accompagnare per quello che è possibile. Certo, non siamo specialisti, non siamo tecnici, ma siamo uomini e donne che incontrano persone che magari hanno più difficoltà, e quindi la comunità è proprio in attesa. Intanto molte mi chiedono quando finisce, quando termina, quando arrivano. Anche il sindaco ogni tanto mi domanda a che punto siamo, com'è la situazione, se vi sentite, quindi c'è un buonissimo rapporto. E quindi desideriamo che a breve, io ho sentito febbraio, che il cantiere venga appunto concluso. Febbraio mi raccontavano, poi i lavori sappiamo sempre come il tempo ci aiuta, e ecco, questo è quello che posso dire.